Sarà la location, saranno gli MTV Days, sarà la musica che è veramente bella, ma ti viene davvero voglia di cantare. Non lo faccio per ovvie ragioni, ma soprattutto perché accanto a me c'è una delle più belle voci, la voce graffiante di Noemi. Ciao Noemi! Ciao, buongiorno, buonasera, anzi ormai sono le 8. Insomma, Noemi, contenta di Torino, bella piazza? Beh, è una grande piazza Torino, poi è una città molto affascinante, ogni volta tornare qui è molto bello e la musica dal vivo è un grande valore, una grande cosa che va promossa e meno male. Musica dal vivo, soprattutto quando si ha una bella voce come la tua. Rosso Noemi è il tuo ultimo CD, scusa se mi permetto, non si può dire che tu non sia rossa. Beh, no, tra la giacca e i capelli. Rossa perché rispecchia anche il tuo carattere? Beh, sicuramente, io ho un carattere molto... molto brutto, perché no, sono molto testarda. La musica cerco sempre di farla in un modo che piaccia a me, ascolto i consigli ma poi mi faccio sempre un'idea mia, sono molto volitiva purtroppo e c'ho un caratteraccio, in realtà mio padre lo sa molto bene che mi sopporta. Beh, comunque essere testardi secondo me è anche una dote perché ti porta ad arrivare dove vuoi e tu sei sicuramente arrivata con questo ultimo CD addirittura in California. Eh sì, è stato registrato a San Francisco perché il mio produttore è Corrado Rustici, che è un nome fantastico della musica, insomma ha collaborato con moltissima gente, anche con Whitney Houston, Aretha Franklin, poi Elisa, I Negramaro, e insomma sono molto contenta perché poi San Francisco è stato un bellissimo posto dove incidere il disco, perché è un posto dove la musica è al di là delle mode del momento e ci sono dei grandi musicisti, quindi sono molto fortunata, spero di poter continuare così, mi sento al primo gradino di una scalinata altissima, però spero di potercela fare. Ma odio tutti i cantanti perché? No, ma odio tutti i cantanti, più che altro è una presa di coscienza sul mondo come lo viviamo noi adesso, no? Il cantante è un po' una metafora perché non è un interprete, non è un cantautore, ma è qualcosa di molto superficiale, perché un cantante è una bella voce. Forse il modo che abbiamo di vivere noi oggi è un po' superficiale, sempre a rincorrere il futuro, voglio l'ultimo modello di telefonino, di CD, di televisione, e così anche con i cantanti. Fermatevi a ascoltare una canzone, affezionatevi, vi prego. Però la cosa bella è che si è perso, la cosa brutta è che si è perso un po' l'affezionarsi a un album, una canzone, a un interprete o un cantatore. C'è sempre questo ricambio fortissimo. Siccome io ho paura, vi prego, non mi sostituite. E chi la sostituisce? Tra l'altro, Noemi, grande soddisfazione perché per il secondo anno tu apri i concerti di Vasco. Sì, io ho aperto l'anno scorso al Palazzo Zacchi, qua a Torino, le date del 19 e del 20 maggio. È stata una bellissima emozione, poi il rapporto con i fan di Vasco è sempre molto bello e poi quest'anno ho aperto l'Heineken Jamming Festival a San Siro e tra pochi giorni aprirò l'Olimpico. E chi la ferma? Insomma, Noemi, un messaggio a chi si sente un vuoto a perdere? Beh, ma forse ci si sente vuoti quando si è dato tutto, ma l'importante è dare tutto. E non mollare mai, grazie Noemi, ciao! Ciao.